E ora sei concediamo questa interessante intervista dell'ex tronista Massimiliano Mollicone di Uomini e Donne, concessa ovviamente alla rivista Magazine. Che, come è ovvio, sapete benissimo essere la rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi. E ovviamente anche questo è palese, l'intervista riguarda proprio Vanessa Spoto. Ovviamente la coppia si è sciolta circa un mese fa, in televisione 3 settimane fa, ma insomma hanno già avuto modo di conoscersi a fondo, in quanto in pratica stanno già convivendo. Anche se Vanessa Spoto e Massimiliano Mollicone andranno a convivere solamente a settembre, come vi abbiamo già svelato alcune settimane fa. Dice Massimiliano Mollicone su Vanessa Spoto di Uomini e Donne. Ha dichiarato l'ex tronista di Maria De Filippi. Lontana dalla trasmissione si è trasformata in un vulcano. È più estroversa, briosa, e più simile a me di quanto pensassi. Ma come ribadito in trasmissione, un difetto l'ex tronista di Uomini e Donne alla nuova fidanzata glielo trova. Ossia l'ordine. È troppo ordinata. Quando stiamo a letto e sto quasi per addormentarmi. E aggiunge sempre Massimiliano Mollicone che la vedo che si agita perché vuole che le coperte siano messe correttamente. E sempre nella stessa intervista a Magazine, l'ex tronista laziale, come vi abbiamo già raccontato, conferma che a breve prenderanno casa insieme. Li vedo molto sicuri su questo, secondo me. Hanno già adocchiato qualche bella casina fra la Toscana e il Lazio, che ne pensate? Concedetemi un piccolo commentino. Sono sincera, sono molto felice per Massimiliano e Vanessa, perché li ho sempre visti molto bene insieme, molto affiatati e anche molto maturi per la loro tenera età. Insomma, secondo me sì, sono veramente incastrati molto bene. Ma l'ho pensato fin da subito, anche prima della scelta. Non se ne abbiano i fans di Giacomo Cerni e Martina Grado, ma oggettivamente la stessa cosa in loro non riesco a vederla. Opinione personale ovviamente.